Le sette azioni di Genitori Più hanno messo in luce l'importanza della lettura precoce ad alta voce. L'invito è arrivato dapprima con testimonial quali Amanda Sandrelli e Blas Rocarei. Ad un anno sentirsi raccontare delle storie mi piace tantissimo. Poi con questo cartoon. Leggere è una forma di comunicazione intima tra genitori e bambino e il gruppo di lavoro dell'azienda ULS 20 che si è formato ha ottenuto un grande successo estendendosi sul territorio veronese con il progetto Nati per Leggere. È un progetto dell'azienda ULS 20 che sottolinea l'importanza che ha la lettura ad alta voce precoce con i propri bambini, perché favorisce sia la relazione tra genitori e bambini, sia lo sviluppo del linguaggio, la ricchezza della memoria e facilita la fantasia del bambino. Tenete conto che il bambino sente la voce della mamma già quando è nella sua pancia, durante la gravidanza. Il ritrovarla nella lettura di una piccola storia, quando anche molto piccolo, favorirà un legame intimo e sereno con la mamma o anche col papà, chiaramente. Ma come viene sviluppata la lettura precoce all'interno dei consultori? Noi educatrici di tutti i consultori familiari dell'ULS 20 offriamo alle mamme e ai bambini nel primo anno di vita tre incontri denominati Raccontami una storia. Nel primo incontro parliamo delle filastrocche, nel secondo della lettura delle fiabe, nel terzo incontro noi parliamo del progetto Nati per Leggere, condividiamo con le mamme dei libretti adatti ai bambini di questa età, controlliamo le figure, vediamo la dimensione, che siano adatti a un bambino molto piccolo. Perché leggere a un bambino così piccolo? Perché un clima che si crea tra un adulto che legge e un bambino piccolo è di incantamento e di seduzione. Questo è importante perché attraverso la lettura la mamma trasmette del calore, dell'affetto, è una relazione molto positiva che aiuta il bambino a crescere. Questi tre incontri sono gratuiti. Molti sono i neogenitori coinvolti nei vari consultori, ma anche le educatrici del Dipartimento Riabilitativo dell'ULS 20. Questo spazio è stato allestito appositamente per i bambini che vengono accompagnati dai loro genitori, per le terapie logopediche e per le terapie fisioterapiche. Noi abbiamo alcuni libri che sono in dotazione nostra e alcuni vengono invece forniti dalla biblioteca del quartiere. Noi siamo in Borgo Venezia e quindi stiamo collaborando con la biblioteca come punto prestito anche di questi testi, proprio in linea con il progetto Nati per Leggere. Il contributo alla lettura viene offerto anche dalle biblioteche di quartiere, organizzate in collaborazione con il Comune e Provincia di Verona, aziende ULS 21 e 22 ed azienda ospedaliera universitaria integrata, per offrire un'ampia scelta di libri per bambini. Il bibliotecario ha il compito di promuovere la lettura sia a bambini che a genitori, e che solitamente per queste fasce di età è suddivisa per angoli tematici e per argomenti. Collaboriamo con l'Associazione Culturale Pediatri e forniamo una quantità di libri suddivisi appunto per fasce tematiche. Grazie a questo il pediatra diventa una figura di intermediazione culturale tra la biblioteca e le famiglie. Se leggere fa bene alla salute dei bambini, il suggerimento degli operatori sanitari è quello di regalare meno giochi e più libri. Può sembrare un piccolo dono, ma suscita grandi emozioni.